sta, è andato. È un po' offuscato. Manda un commento, Domiziano. 4, sì, stanno, stiamo. Aspettiamo qualche minuto. Ciao, ok. Funziona il commento. Ok, va bene. Aspetta qualche minuto, che viene qualcuno. Qualche Qualche secondo, un secondo. minuto. Aspettiamo un po'. Ok, possiamo iniziare, dai. C'è qualcuno Dai. che possa iniziare? Ok. Allora, buonasera a tutti. Ciao, stasera facciamo insieme le pastatelle, visto che siamo nel periodo pasquale, il dolce tipico della Pasqua conversanese sono proprio le pastatelle, quindi stasera facciamo proprio le pastatelle. Allora, io inizio dalla marmellata, così vi faccio vedere come si prepara la marmellata. Allora, questa è marmellata di ciliegie, però si potrebbe usare, anzi forse la tradizione vuole che si usi la marmellata di uva. Io ho la marmellata di ciliegie, utilizzerò la marmellata di ciliegie. Alla marmellata aggiungo, vieni, le noci tritate, abbondanti, poi la buccia di un limone bio, mi raccomando a prendere solo la parte bianca, perché sennò poi si sente quel sentore amaro. Ciao. Gialla, scusate, la parte gialla, non la parte bianca, sennò poi si sente un sapore amaro. Allora, mettiamo la buccia di limone e un po' di buccia di arancia. Ora, la difficoltà che riscontra qualcuno nel fare le pastatelle è quella che le pastatelle durante la cottura si aprono e la marmellata fuoriesce dalla pastatella. E ora vi faccio vedere un piccolo trucchetto per fare in modo che la marmellata non fuoriesca dalle pastatelle. Allora, io ho dei savoiardi. Però voi potete utilizzare qualsiasi tipo di pasta secca, anche dei frollini, delle paste secche che avete in casa. Proprio se non avete nessuna pasta secca potete anche mettere del pangrattato, però il pangrattato essendo un po' salato non va benissimo, però potrebbe andare, visto che la marmellata è abbastanza dolce, potrebbe anche andare. Oggi scirocco, sbaglierò a parlare. Va bene. Allora, io prendo il savoiardo e lo grattugio. Se non lo volete grattugiare, vieni a far vedere che diventa polvere. Se non lo volete grattugiare, potete farlo in un frullatore, in un cutter, in qualcosa che lo renda polvere. Questo che cosa farà? Assorbirà l'umidità della marmellata e soprattutto assorbirà lo zucchero che in cottura diventerà più fluido ed è quello che va a fuoriuscire nel momento in cui la marmellata sta cuocendo nella pastatella. Quindi aggiungiamo, io ne aggiungerò due o una e mezza, voi regolatevi in base alla densità della vostra marmellata. Naturalmente la marmellata io l'ho messa bene, ho eliminato il liquido per farla diventare asciutta. Fai vedere come viene l'impasto. E adesso mescoliamo il tutto. Una volta fatto questo, lasciamo riposare la marmellata per il tempo in cui prepariamo l'impasto. Vedrete che non fuoriuscirà la marmellata dalle pastatelle. Vedrete che verranno delle pastatelle perfette. Già si vede che l'impasto, l'aggiungo tutta così sono sicura, tanto non va a intaccare il sapore della pastatella, assolutamente, perché è dolce, non c'è un sapore che predomina nel savoiardo, quindi state tranquilli che non si sente Non è niente. un problema. Ok, questo è l'impasto, rimane qua. Ecco, questo è l'impasto della marmellata pronto, il composto pronto. E adesso lo lasciamo qua. E ora prepariamo l'impasto della pasta frolla all'olio. Mi metto il guanto.
Allora, io sto facendo mezza dose, perché le ho fatte già in precedenza, quindi dimmi, c'è qualche domanda sul... Saluti, ciao Franca, Luciano, ciao. Parolai. Ciao Luciano, ha ciao Rosalia, ciao. Poi, se c'è qualche domanda... Sembra, però adesso, però. Saluti, okay. Baci. Va bene, saluti e baci sei, a tutti. Sei forte. Ciao. Allora, qua c'è la farina. Adesso vi darò le dosi, comunque poi ve le metterò nel link. Qui c'è la farina a cui ho aggiunto 5 grammi di sale, però io sto facendo 250 grammi di farina. Su mezzo chilo di farina 10 grammi, 5 lo stesso grammi di sale, 100 ml di olio e 200 ml di olio e 200 ml di vino bianco. Io sto facendo 250 grammi e quindi metterò 100 e 100. Comunque poi... Cioè, è tutto scritto nel link della ricetta che vi metterò sotto. Allora, innanzitutto si aggiunge l'olio alla farina. Aggiungiamolo tutto. Ripeto, 250 grammi di farina, 100 ml di olio e lo facciamo ben assorbire, così. Si può usare la farina di farro? Sì, però naturalmente richiederà più liquidi e quindi andremo un pochettino a modificare le dosi. Quindi un po' più di vino bianco quando farete l'impasto. Allora, vieni. Allora, una volta che la farina ha assorbito tutto l'olio, così, iniziamo ad aggiungere il vino bianco caldo, non bollente, caldo. Poco alla volta, anche se noi abbiamo detto 100 ml di vino bianco, aggiungiamolo sempre poco alla volta, perché può darsi che non serva tutto, come può darsi invece che ne serva dell'altro. Come vedete l'impasto comincia a formarsi e aggiungiamo anche un cucchiaino, io lo aggiungo, gli altri non lo so se lo aggiungono, questa è la mia ricetta, la faccio come voglio io, un cucchiaino di zucchero perché mi piace che rende le pastate le più dorate, hanno un colore più bello. Aggiungo ancora vino bianco, si vede l'impasto? Sì. Saluti da Milano, New York, Sydney, Parigi, Londra, perché Berlino. Il vino caldo? Sì, vino caldo, non bollente, caldo. Non aggiungetelo freddo perché sennò andrà a irrigidire l'impasto, perché essendoci l'olio si indurirà un po'. Io aggiungo un altro po'. Allora, fai vedere come sta diventando l'impasto. Allora, abbiamo detto, io sto facendo mezza dose, quindi 250 grammi di farina. Ho utilizzato la 00, ma potete utilizzare tranquillamente la 0. Veramente, io le ho fatte anche con la farina integrale. Io le ho fatte anche con la farina integrale, quindi... E vengono lo stesso benissimo. Allora. Si può aggiungere la cannella nell'impasto? Qua dentro? No, nell'impasto della marmellata sì, se vi piace sì, a me non piace non l'ho aggiunta, però se vi piace sì. Ecco, l'impasto è pronto, come vedete proprio un'altra gocciolina così e basta. Si può fare nell'impastatrice? Sì, si può fare nell'impastatrice, nel bimbi, si può fare... A mano si può fare in qualsiasi modo. Beh, l'impasto è pronto. Adesso fai vedere com'è, che è già bello liscio, senza lavorarlo, già si vede che è bello liscio. È poca la lavorazione. Sì, questo impasto non ha bisogno di essere lavorato a lungo perché non contiene lievito, quindi non serve. L'importante è farlo riposare prima dell'utilizzo. Vedete com'è liscio? È già liscio. Non dovete andare a
impastare come se fosse il pane facendo questo movimento qui, perché non c'è il lievito, non serve, andate solamente ad innervosirlo, a farlo ritirare poi. Invece è già pronto, si vede già che è pronto, vedete? Ora questo qui noi lo facciamo riposare 10 minuti, almeno 10 minuti. Fra 10 minuti voi andate e lo riprendete, non dovete reimpastarlo, dovete semplicemente accarezzarlo, come vi devo dire, lo dovete coccolare un po', Riprendere. dovete riprenderlo un po' Così. e diventerà sempre più liscio. Ora, siccome noi dobbiamo aspettare 10 minuti, io uso l'impasto che ho fatto prima per la preparazione delle pastatelle che vi faccio vedere dopo. Allora, Ha mi fatto tolgo un attimo riposare, il l'impasto guanto riposato. e questo è l'impasto riposato. Fai vedere com'è liscio. Dimmi. Dimmi, c'è qualche domanda? Il figlio di Gianni Ciarda ha fatto la battuta. C'è un nome, non è che si chiama figlio di Gianni Ciarda. Eh sì, penso che sia lui, Gianluca Eh sì, lo Ciarda. conosco. Se si può fare una lavatrice. Anche. Si scherza. Gianluca. Allora. Allora, vedete com'è bello l'impasto? Non si ritira, non è nervoso, è perfetto. Spero che riusciate a vederlo bene. Ripeto, per chi si è collegato adesso, qua ci sono 250 g di farina, 100 ml di olio, 100 ml di vino bianco caldo, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero. Ora, questo è l'impasto steso. Quanto lo dobbiamo stendere? Anche questo dipende dai vostri gusti. C'è a chi piace un impasto molto sottile e c'è a chi invece gli piace un impasto una pastatella un po' più pastosa e quindi lo stenderà un po' più spesso. Allora, adesso andiamo a coppare le pastatelle. Vieni. Le sto facendo grandi per farvele vedere bene. Io uso questo, però potete utilizzare un bicchiere. Potete utilizzare qualsiasi cosa avete in casa. Questo naturalmente lo reimpastate e lo utilizzate alla fine. Lo fate riposare un altro po' e lo utilizzate alla fine. Tutti stanno chiedendo la chiave. Ma ora farò Dove sono? vedere. È un metodo antico per Sì, chiudere per ora. fare. Aspetta. L'hanno già anticipato, no? Vabbè, non fa niente. Sta scritto nella ricetta, è normale che lo sappiano. Allora, Un segreto, ha detto Gianluca. sì. Allora, mettiamo al centro la marmellata, siate generosi perché tanto col metodo dei biscotti sbriciolati non fuoriesce. Il diametro Il del diametro, tappapasta. sceglietelo voi la grandezza delle pastatelle. Allora, guardate, io vi faccio vedere quanto le ho fatte piccole. Questo e questo. Io le ho fatte piccoline, le sto facendo grandi per essere più visibili. Però scegliete voi, in base al vostro Questa è gusto. quella una misura. Più Scegliete voi. Allora, fai vedere piccolo il bene. diametro, più piccole vengono le Fai pastate. vedere Più grande bene. il diametro, più grandi vengono le Davvero? pastate. Certo. Ah, pensavo di no. Vabbè. Chiudiamo, sigilliamo bene con le mani. Ora, mia nonna chiudeva le pastatelle con una chiave. Ora non so perché, però lei lo faceva così. Ho letto da qualche parte che è un simbolo addirittura di una cosa strana, ma lasciamo Faulico. perdere. Ma che cosa? No! Fallico. Perché dici Ha queste cose? chiave, Non lo scusa. ripeterei più. Basta, stai zitto, mo ti tolgo proprio. E certo, Non ha dire queste chiave. stupidaggini. Lo chiude così. E lo mettiamo su una teglia. Qua. Questa è la carta forno che ho utilizzato per le altre pastatelle, non è sporca, è solamente che l'ho già utilizzata. E di marmellata. Chiudete, andate con la chiave e come
come vedete viene un bel ricamino. Ma la chiave sarebbe peggiuta. Sì. E io che ti dico pure sì. Vabbè. Naturalmente. Chiedono di punta la chiave così, o di piatto. Adesso vi faccio vedere meglio. Se tu vieni più vicino invece di dire stupidaggine. Sta vicinissimo. Allora, così. Dritta. Così. Vedete che fa il disegno? Fa un disegno, fa un ricamino. Fai vedere bene che adesso vado a prendere un attimo la forchetta per far vedere che si può fare anche con la forchetta. Ricamino. Si vede? Sì. Ok, ora facciamo qualche altra pastatella. Qualcun'altra pastatella, tu mi fai diventare scema. Sì. Con le cosche dici? Non ho dato niente di che. Okay. Quindi se c'è qualche domanda fammela adesso che sto tirando l'impasto, così non sto zitto. C'è qualche domanda? Vuole un segreto della chiave, un metodo antico che veniva usato. Sì, in effetti. Non usava quello forse perché veniva un bel camino, non lo so. Sì. Ora non me lo ricordo bene, non ricordo bene la storia, siccome un po'... Prima si usava di tutto, perché se ci si arrangiava, pur di... Ok, questo ora lo devo riutilizzare. Se ci fai vedere lo spessore dell'impasto. Questo qua, così. Riprendi? Più o meno? Saranno 2 mm, 2-3 mm. 3 mm. 2-3 mm. Sì, 3 mm. Però ho detto dipende anche questo dai vostri gusti. Sì, dipende da... Sì. Allora, mettiamo la marmellata. Abbondante, mi raccomando, perché devono essere belle cicciotte. Le cose anemiche non fanno per noi. Se poi ci fa vedere la chiusura con la forchetta. Adesso l'ho appena presa la forchetta e vi faccio vedere anche la chiusura con la forchetta. Allora, prendete, richiudete, sigillate bene con le mani e poi con la forchetta, mi raccomando a non bucare l'impasto, sennò anche se avete messo le paste uscirà, chiudete così, si è visto? Ora ne faccio un altro. Sì, se puoi far vedere meglio. Prendete. Qualcuno già sta infornando. È vero? Sì. Come fa a infornare? L'ha fatta in diretta con noi? No, l'ha già... L'ha già fatta con la ricetta che... Sì, avevamo dato l'annuncio. Allora, così. Si è visto? Forse avevo io la mano davanti? No, si capisce. Oh. Sì. Okay. Faccio queste altre e poi vi faccio vedere un'alternativa. Chiudete bene. Ora, con l'impasto che ho lasciato da parte prima, vi faccio vedere l'alternativa. Sempre mia nonna, nei giorni di festa, faceva le pastatelle con la ricotta. E qui abbiamo già la ricotta pronta. Con lo zucchero. Allora, questi saranno 3 cucchiai di ricotta. Ho messo 2 cucchiai di zucchero. Anche qui va a gusto vostro. Se vi piace più dolce, ne aggiungete di più. Se vi piace meno dolce, ne aggiungerete di meno. Ora... La stendiamo e poi vi faccio vedere come spennellare
prima di infornare. C'è qualche domanda? La ricetta, vabbè, la puoi... La ricetta abbiamo detto. La trovate nel link, dopo la mettiamo. 250 g di farina, un pizzico di sale, un pizzico di zucchero. Io lo metto lo zucchero, lo so che qualcuno dirà che lo zucchero non si mette, io lo metto. Un pizzico di sale, un pizzico di zucchero, 100 ml di olio e 100 ml di vino bianco. Quindi, no, qualcuno chiedeva l'acqua calda anziché il vino, no. C'è qualcuno che li fa con l'acqua, però, voglio dire, non serve. Perché mettere l'acqua al posto del vino? Tanto il vino evapora nella cottura. Vabbè, rende solamente l'impasto più fiabile rispetto all'acqua, però è un'altra cosa. È un'altra ricetta, la ricetta tradizionale è questa. Quella è una pasta brisè. Quella che dite voi con l'acqua è una pasta brisè, non è la pasta del vino, perché questa si chiama proprio apposta pasta del vino. Se si può mettere, qualcuno chiede se si può mettere la Nutella. Sì. Sì, si può mettere la Nutella. Ma noi facciamo qua sul gruppo, facciamo le cose tradizionali. Però occhio a metterla è poca, perché la Nutella se no può fuoriuscire, però si può mettere la Nutella. Allora. E qui facciamo quelle con la ricotta. Ecco. Ok. Che sono per regista. Qui ho messo anche la buccia del limone e la buccia dell'arancia. Queste però non si possono conservare a lungo, perché essendoci la ricotta, che è un prodotto fresco, vanno consumate al massimo in un giorno. Queste le potete fare per mangiarle giusto un giorno. Le fate la mattina, le mangiate fino alla sera devono essere consumate, anche perché si ammorbidiscono parecchio. Chiudiamo. Rosalì ha fatto la trippa. Brava Rosalì. È un grande giorno da tutti. E chiudiamo. Ciao Firenze. Anche questo. Così. Lo mettiamo qui. Mettiamo un po' più vicini, così li mettiamo tutti. E ora in conclusione li dobbiamo spennellare, va bene, poi lo aggiungo questo qui non l'ho chiuso, lo vado a chiudere, anche questo, ora così sono pronte, però siccome noi le vogliamo rendere belle, non solo buone, queste già sono pronte, però devono essere anche belle, non solo buone, che cosa facciamo? Prendiamo un pennellino con l'olio, le andiamo a spennellare. Senza esagerare, un pochettino, così. Sì. Si può aggiungere del cioccolato fondente nella ricotta? Sì. Sì. Io non l'ho aggiunto perché credo che al regista non piaccia. E andiamo a mettere lo zucchero sopra, così in cottura diventeranno belle lucide e dorate. Mi raccomando. C'è qualcuno che vuole essere spedito in Trentino? No, dovete venire a Conversano. Non è proprio... Ovviamente lui. Quando finisce. Sta storia. Prossimamente spediremo ovunque. Ok, allora queste sono Zurigo, le saluti da Zurigo, Svizzera. Ah, ciao a Zurigo, ciao. Allora, queste sono le impastatelle pronte, però crude. Regista. E sono pronte. E queste sono le impastatelle pronte e cotte. Si vedono? Sì, mettila sopra e la apri. E perché la devo aprire? Allora, a me piacciono ben cotte. Poi c'è chi le fa bianche, chi le fa più chiare. A me le cose mi piacciono cotte, non mi piacciono crude. Vedete? Vieni. Dici apri e si allontana. Ma sì, aspetta, qui aspetta. Ecco. Sì. Naturalmente, se le fate bianche, le dovete consumare velocemente, perché avete il rischio che si possano
possono andare a male. Invece le cose cotte non avete questo rischio. Questo è solamente un mio pensiero, così, perché ho visto certe pastatelle che erano proprio quasi crude anche in vendita. Questo è tutto? Eh sì. C'è qualche domanda? Per l'economia. Così, se no salutiamo. Allora, che tipo di marmellata? Allora, la marmellata che ho utilizzato io è questa qui, quella di ciliegie fatte da me l'estate scorsa. Però la tradizione vuole che si utilizzi quella di uva, oppure quella di uva e di ciliegia. Per la verità mia nonna mischiava tutte le marmellate che aveva, quindi utilizzava marmellata di uva, marmellata di ciliegia, univa quella di albicocca, quella di melecotogna, le univa tutte insieme, aveva un sapore buonissimo la marmellata. Potete farlo anche voi, se avete dei barattoli aperti potete unirvi tutti. Beh, ovviamente, specie se fatto in casa. Eh sì, potete farlo, tranquillamente. Saluti dalla Germania. Ok, ciao. Penso che abbiamo detto tutto e bene. Possiamo salutare, giusto? Se avete qualche altra domanda, salutiamo. E adesso poi fate le pastatelle, pubblicatele sotto alla diretta, così le vediamo tutti. Se non ci vediamo per Pasqua, non lo so, ci facciamo adesso gli auguri, però può essere anche che ci rivediamo. Per il link lo trovate sopra, cioè con tutti gli ingredienti di preparazione. Grazie a tutti, grazie a tutti, buona serata e ci vediamo presto. Ciao, ciao regista, chiudi. Ciao da Graziella. Il canale YouTube per vedere il video. Perché dobbiamo fare pubblicità su YouTube? Che pubblicità? Un canale YouTube. Dai. Canale YouTube. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Domiziano, grazie. Grazie Domiziano, ciao.